secondo un vostro modello ideale. Strumenti per avvicinarsi all'insegnamento del cerchio Ifior attraverso Gianfranco e Tullia Solaris, 2010, Scifo. Guardateli attentamente questi vostri figli. Fino a certa età avete teoricamente potere su di loro. Li forgiate, consapevolmente o meno, secondo un vostro modello ideale, che il più delle volte siete proprio voi stessi, cosicché non c'è niente di più vero che dire che i vostri figli sono il vostro io, o come vorrebbe essere il vostro io. E dite ancora di amarli davvero? Ma se così fosse, secondo logica, anche in loro ci sarebbe amore per voi, amore vero. E invece quanti pochi casi esistono al mondo di figli che amano davvero i loro genitori, mentre quanti ne esistono di figli egoisti, indifferenti, per non dire addirittura ostili. Non esiste specchio migliore per riconoscere il proprio intimo che l'osservare i propri figli, così come il modo migliore per conoscere l'io di un artista è quello di osservare le sue opere. In quanto al vostro amore per tutti i bambini, basta che proviate a osservare il vostro comportamento con i vostri figli e con i figli degli altri. Vi sembra lo stesso? Certo no. E allora dov'è l'amore che non fa distinzione tra mio e tuo, tra simpatico e antipatico, tra bello e brutto? Ci state distruggendo, ci fate sentire meschini, ci umiliate, ci fate capire che siamo bugiardi, faziosi, ma insomma. Ci amate o ci odiate? Volete infonderci speranza o indurci alla disperazione? Volete farci avanzare o farci fermare sotto l'impressione della più grande impotenza? Niente di tutto questo. Vogliamo solo spianarvi la strada verso il meglio di voi stessi. Vogliamo incominciare a togliere da essa i primi ostacoli affinché riusciate ora a muovervi, domani a camminare e dopodomani a correre felici e sicuri che l'amore vero è lì, dentro di voi, che aspetta solo di trovare il modo per uscire.